A tenere a battesimo il nuovo museo multimediale di Cosenza sarà una produzione cinematografica realizzata da Gianfranco Confessore, di cui è protagonista un gruppo di viaggiatori dello spazio pronti a sbarcare a Cosenza con la loro astronave alla ricerca del tesoro di Alarico. È un escamotage per raccontare i posti più belli che ci sono a Cosenza. E devo dire, anch'io da cosentino, sono 53 anni, grazie a questa operazione ho scoperto dei posti sinceramente che non conoscevo, conoscevo molto poco. È un film a tutti gli effetti, distribuito su multischermo, quindi immersivo per lo spettatore. Il museo era l'ultimo tassello ancora mancante per completare la nuova piazza Bilotti, trasformata da semplice parcheggio di superficie a polo di attrazione soprattutto per i più giovani. Insieme a tutte le altre attività di produzione culturale che abbiamo disseminato per la città, compreso il museo del Box Art, questo è uno spazio diverso, cioè non è solo il luogo della conservazione dell'esposizione di opere d'arte, ma è il luogo per la formazione, per la didattica, per la conoscenza. E oggi Cosenza con questo luogo veramente entra nel XXI secolo. Salvatore Bruno per la CNews 24.